Parliamo di Francesco Cantando, carriera sportiva, un campionato di Formula 1 nell'anno? Ma allora, io ho fatto tanta attività, corro dal 1991, sono entrato in Formula 1 nel 1997, ho fatto a livello di Formula 1 tre volte secondo al campionato del mondo, due volte terzo, ma insomma il concetto, ho vinto un campionato del mondo in altre categorie, 400, tre campionati europei, una Coppa Europa, ma non è quello, è che ho sempre amato la competizione, ma soprattutto la competizione a livello di motonautica, circuito in tutte le sue specialità, ed è qualcosa che mi è sempre piaciuto e che ho fatto di un hobby, ho fatto di una grande passione, ho fatto un lavoro e ancora oggi lo faccio. Noi abbiamo un cantiere che fortunatamente sviluppa, fornisce un sacco di imbarcazioni per le giovanili della Federazione Italiana Motonautica, per altre federazioni in giro per l'Europa. Siamo molto attivi sotto il punto di vista delle corse giovanili. È una cosa che ci è sempre piaciuta e è quello che faccio, insomma, per vivere. Tutti i piloti che ho conosciuto nella mia vita in qualche momento hanno avuto una paura terribile per un incidente bruttissimo. Ti è capitato? Beh, insomma, motonautica è risaputo. Io qualche amico l'ho perso per strada. Io sono stato molto fortunato in più di un'occasione. È forse quello che poi ti appassiona tanto è anche questo correre con... a fil di pericolo, è natura umana, no? È sempre cercare di spostare un po' i limiti ed è bello, ecco. Diciamo che sicuramente ho visto crescere tanto il mio sport perché oggettivamente mio papà, quando si ritrova ancora, che correva anche lui negli anni 70, si ritrova con i suoi amici, identificano i ricordi con ti ricordi quella gara in cui è morto quello, si è fatto male quell'altro. Io invece già nella generazione nuova sono un po' più fortunato perché pian pianino abbiamo portato gli standard di sicurezza molto molto in avanti. Non è che non succeda più nulla, però siamo diventati comunque uno sport molto più sicuro, quindi adesso non avrei paura a mettere mio figlio in barca, ecco, questo è sicuro. Siamo arrivati a dei livelli di standard di sicurezza che non hanno tanto da invidiare a altri sport che hanno sicuramente più possibilità di noi, come può essere l'automobilismo. Prossimo test con la barca dovrebbe essere sul Po tra qualche mese? Sì, noi siamo spesso a provare giù nel centro federale a Caorso, anche con Silence, e in questo momento abbiamo più progetti in atto, e sicuramente il prioritario in questo momento a livello dell'elettrico è lo sviluppo del Formula 1, perché ci interessa vedere ad alte velocità, come dicevo prima, come si comporta il prodotto.